Gli acidi nucleici sono i responsabili dell'archiviazione delle caratteristiche genetiche di una cellula e quindi anche di un individuo e della loro trasmissione alle generazioni successive, nonché del loro utilizzo per la sintesi delle proteine. Esistono due tipi fondamentali di acidi nucleici, che sono rispettivamente l'RNA, acido ribonucleico, e il DNA, acido desossiribonucleico. L'RNA è caratterizzato dal fatto che lo zucchero costituente è il ribosio, mentre il DNA è caratterizzato dalla presenza del desossiribosio. Questa è la principale differenza, ma non è l'unica. L'RNA ha la caratteristica di essere costituito da una singola catena, da un singolo filamento, mentre il DNA è costituito da un filamento doppio. Altre caratteristiche che le differenziano sono, per esempio, che il DNA risiede esclusivamente nel nucleo della cellula, mentre l'RNA lo si può trovare sia all'interno del nucleo cellulare che nel citoplasma. Vediamo come è fatto il DNA. Il DNA è paragonato normalmente ad una sorta di scala a pioli, come quella dei pompieri, attorcigliata però su se stessa. Quindi immagina di avere una scala a pioli fissata al soffitto. E tu che ti diverti da sotto a girarla su se stessa, ad attorcigliarla ottenendo questa doppia elica. Il nastro che qui vedi in azzurro è sempre uguale a se stesso ed è la cosiddetta struttura portante della catena. Costituita da che cosa questa struttura portante? Costituita dall'alternarsi di un acido fosforico, questo rappresentato da una pallina su fondo ocra, ed uno zucchero, che nel caso del DNA è il desossiribonucleico. Quindi acido fosforico, zucchero, acido fosforico, zucchero, acido fosforico, zucchero e così via. A questa struttura portante sono poi agganciate delle basi azotate. Le basi azotate sono quattro: sono la adenina, la timina, la citosina e la guanina. Queste quattro basi hanno la caratteristica di essere complementari l'una all'altra, vale a dire che per la forma che posseggono e i tipi di legami che possono formare, è indispensabile, è necessario che l'adenina si leghi sempre alla timina perché forma due legami a ponte di idrogeno, mentre la citosina si lega sempre soltanto alla guanina perché di legami ne forma tre. Il risultato finale qual è? Che ciascuno dei filamenti del DNA possiede il filamento complementare, si dice, cioè praticamente speculare con le basi corrispondenti. Un'altra caratteristica del DNA è quella, si dice, di essere antiparallelo, che vuol dire parallelo, lo si capisce, è un fatto geometrico, cioè le catene sono poste alla stessa distanza. Infatti puoi vedere che c'è sempre una base purinica formata da due anelli legata ad una base pirimidinica formata da un solo anello. In questa maniera la distanza rimane sempre la stessa. Il fatto di essere antiparallelo è dovuto alla caratteristica che poi vedremo più avanti, che una catena può allungarsi soltanto da una parte, mentre la catena complementare può allungarsi soltanto dalla parte opposta, e questo complica un po' la duplicazione del DNA. La struttura dell'RNA è più semplice, come vedi, perché praticamente è costituita da una catena singola. La complementarità esiste sempre, ma poi vedremo quando parleremo della sintesi delle proteine che è una complementarità fra DNA ed RNA. Per il momento lasciamo perdere. Cosa va aggiunto per capirci con i nomi? Il cosiddetto nucleotide non è altro che il costituente fondamentale del DNA, che è fatto da un acido fosforico, uno zucchero e una base azotata. Questo è un nucleotide. Quest'altro è un altro nucleotide formato da un altro acido fosforico, un'altra base, un altro zucchero ed un'altra base azotata, e così via. La stessa cosa sulla catena opposta. Tutto ciò consente di conservare il codice genetico. Praticamente in questa mini lezione ci siamo occupati soltanto della struttura, successivamente parleremo invece della funzione di queste molecole.